È un drama derby, su questo non ci piove, una specie di drammatico testacoda intriso di speranze, ex e punti interrogativi. Leonardo Bitetto, detto Dino, recupera Ferrini, riporta Danna al centro del campo e fa esordire i due neoacquisti, Tedone e Massetti, mentre Massimo Epifani, quattro giorni dopo il successo nel recupero infrasettimanale, cambia gli esterni di difesa e i laterali di attacco nelle persone di Palumbo e Negas. Gli highlights con la cura e le riprese di Mario Giacchetta e subito San Nicolò Notaresco. Al secondo minuto frulla sinistro, calzetta di Sale, ma la sfera è sul fondo. Quarto d'ora Giulianova in avanti, Selin per il destro d'esterno di Massetti che però non trova lo specchio. Diciottesimo minuto, frulla, va al traversone che ha tutto l'aspetto dell'innocenza ma che in realtà si rivela diabolico. Palo pieno opposto a quello di tiro, sulla palla il povero calzetta che di testa infila la propria porta. Solo 5 minuti e stavolta è flash rosso-bru, rilancio di Shiba dos Santos, chiama in causa di nuovo calzetta ma Bagenegas è lì ed è rapace, 0-2. Giulianova stordito, si perdono un po' troppo le distanze del centrocampo e il San Nicolò Notaresco non ha problemi di amministrare, non solo, come al trentesimo con Palumba sul quale Colzetta si oppone in angolo dopo un diagonale. Alla fine del primo tempo si fa vivo il Giulianova, Selin sotto misura trova Shiba super reattivo e con le immagini andiamo nella ripresa che non offre molto nei primi 20 minuti, nulla di rilevante se non una specie di accenno agonistico dei padroni di casa che praticamente lottano quando c'era da lottare e mentre i rossoblu ospiti gestiscono quando c'è da gestire. Al ventesimo prova il numero dos Santos, calzetta risponde bene e controlla la sfera. Dopo ciò lascia il posto al debuttante dell'ex Pinetese Olcese, mentre nel Giulianova rileva Paudice. Poi altri cambi che non mutano la sostanza del match. Al 35esimo una delle rare, se non l'unica occasione per Celin di vedere la porta di Shiba, ma quando entra in area viene anticipato dal sontuoso Speranza. Poco nulla per il Giulianova, mentre ai rossoblu sono bastati 23 minuti nel primo tempo per chiudere la pratica Giulianova, che oggi tanto più di tanto è stata così. Allora Presidente, una battuta di arresto, però lei dice di sentirsi sereno perché qualcosa sta per schiudersi, questa squadra va aiutata, oggi ha lottato sul campo, evidenti limiti tecnici che comunque possono essere sopperiti. Sì, sapevamo che oggi giocavamo contro un avversario di un livello superiore, no? È inutile nascondercelo. Purtroppo gli episodi non ci vengono a favore da tante partite e soprattutto subiamo infortuni su infortuni ogni settimana. Stiamo quasi per recuperare calciatori importanti e stiamo insomma prendendo dei nuovi calciatori, ne vogliamo prendere altri in settimana. Purtroppo nel mercato di riparazione ci sono delle tempistiche diverse rispetto a quando si costruisce la squadra. Cercheremo di far arrivare insomma altri calciatori già per la partita di mercoledì, però già mercoledì penso che recupereremo Demo Leon, che è un calciatore indispensabile per noi. Il portiere Amadio, ne stavo parlando prima con lui, non dovrebbe avere un infortunio gravissimo e quindi cercheremo anche lui di metterlo a disposizione e quindi potremo schierare una squadra competitiva contro insomma qualsiasi tipo di avversario, perché abbiamo dimostrato a Campobasso che se la squadra può avere insomma già un sufficiente numero di calciatori a disposizione può giocare contro chiunque. Adesso notiamo che ci sono degli evidenti limiti, questo lo sapevamo, sapevamo che oggi era l'ultima partita insomma dove eravamo in difficoltà numerica, si sono aggiunti altri infortuni muscolari in settimana, lievi, non gravi, però ecco, adesso dobbiamo assolutamente superare questo momento. Tanto gioco, tanto agonismo, tanta voglia di fare, ma poi ci si scontra con questa anemia in attacco, no? Perché sembra essere anche questo il problema, no? Non una squadra dimessa e remissiva, però veramente
una pochezza in avanti che non è utile a chi magari deve rimontare e fare gol. Certo, è vero, insomma, siamo stati, soprattutto nel secondo tempo, siamo stati nulli davanti al loro portiere. Ci siamo magari anche arrivati qualche volta, però non come si ci deve arrivare, e né tantomeno siamo stati incisivi. Certo, qualcosa faremo anche in quel reparto, perché c'è la necessità. E vabbè, dopo la partita poi si evince sempre, come in questa, l'avversario che magari più squadra, insomma, anche come individualità, e noi dobbiamo fare sì le nostre partite generose. Devo dire che anche all'inizio, prima di subire quella rete da parte del notaio, la prima, credo, adesso non vorrei entrare nella testa di chi ha calciato, un po' fortuita, fino ad allora comunque avevamo creato delle possibilità, delle buone possibilità, anche se avessimo fatto delle cose un po' più semplici. Invece sapevo anch'io quando sono arrivato che la cosa non è semplice, il momento è difficile, è una situazione dalla quale dobbiamo piano piano venirne fuori. Continuiamo purtroppo a perdere in casa, per me è solo la seconda, per cui io sono fresco, nel senso che non ci sto nella maniera più assoluta, e cercherò magari di risvegliare anche tutti quei giocatori che ci sono stati prima e che hanno, ai noi, subito queste sconfitte. Allora mister, anche questa missione è stata compiuta, diciamo che 23 minuti avete chiuso la gara. Ma abbiamo fatto bene, siamo partiti alla grande oggi, nonostante il campo, nonostante la loro voglia di fare punti, siamo stati bravi, abbiamo sbloccata, poi l'abbiamo raddoppiata, l'abbiamo amministrato anche bene, e di questo siamo contenti, perché era una partita difficile, perché venire a Giulianova non è mai semplice, e quindi ci portiamo a casa 3 punti, che sono 3 punti importanti. Una partita che solo sulla carta era facile, ma che in realtà poi ha visto un Giulianova che comunque ha lottato, anche se con evidenti limiti. Ma la partita io la sapevo che era questa, perché su un campo dove tu non puoi giocare, noi siamo abituati a giocare, e quando il campo non ti permette di giocare veloce, di ritardare le giocate, e incontri una squadra dall'altra parte che si difendono tutti sotto linea palla e si difendono dentro la metà campo e riparte, non è semplice. E la dovevamo sbloccare con episodio, l'abbiamo sbloccata, poi la partita si è andata come volevamo noi, e però non era partita semplice per il campo, per la loro situazione di classifica, e per le nostre caratteristiche, non sono abituati a fare partite di lottare, quindi siamo contenti della partita, portata a casa 3 punti che ci fanno bene al morale e continuare a fare bene. Il regalo, l'esordio di Olcese, un altro giocatore che si aggiunge alla lista nutrita di giocatori che il notaresco può disporre. Ma questo bisogna fare un applauso al presidente, una società che si è creata l'opportunità di prendere questo giocatore forte, perché Emiliano Olcese è un giocatore forte, e un altro giocatore che viene in un roster importante, e sicuramente un giocatore che ci darà una grossa mano, e ci dispiace che sia andato via ieri Michele Cesario, che è un giocatore che è stato fino a ieri con gruppo con noi, un ragazzo straordinario. Però si va avanti, adesso si pensa agli prossimi impegni, perché abbiamo altri 2 impegni ravvicinati. Anche perché chi vi sta davanti va spedito. Ma in questo momento ognuno, ma non bisogna guardarla, bisogna fare più punti possibili. Poi il giorno di ritorno si giocherà in maniera diversa, perché tutte le squadre devono fare punti, e quindi speriamo di giocare un po' più con regolarità e quindi di fare un campionato normale, non è un tour de force, però in questo momento, fino al girone andato, dobbiamo fare i più punti possibili per ripartire e cercare di fare bene il girone di torno.